l'ultima volta abbiamo parlato delle funzioni continue. Adesso è arrivato il momento di dimostrare dei teoremi importanti riguardo alle funzioni continue. In prima cosa voglio introdurre il concetto di insieme compatto. Questo lo faccio in generale in uno spazio medico. Io ho uno spazio medico XD K contenuto in X si dice compatto se e solo se, per definizione, per ogni successione X con N a valori K esiste una successione estratta x con n j. La successione estratta, se vi ricordate, abbiamo definito che cos'era, contenuta in x con n, diciamo estratta da x con n per meglio dire, tale che il limite per j che tende a infinito di x con n j è uguale a un certo elemento, cioè che la successione sia convergente nell'insieme. Quindi la proprietà che do come definizione di un insieme compatto è che da ogni successione contenuta nell'insieme, a valore contenuto nell'insieme, se ne mostrate una che converge a un elemento ancora nell'insieme. Ok? Come vedete, questa è una proprietà definita in base alla medica, quindi definita su qualunque spazio medico. In realtà si può definire cos'è un insieme compatto anche più in generale, in uno spazio topologico, con un'altra definizione. Poi, se lo spazio è medico, si può verificare che le due definizioni siano equivalenti, però diciamo non è il nostro obiettivo. Noi ci manteniamo sugli spazi medici, quindi diamo questa definizione qua. Ci interessa piuttosto andare a vedere chi sono gli insiemi compatti, cioè caratterizzare quali sono gli insiemi compatti, per esempio, contenuti in R. Noi normalmente opereremo quest'anno quasi sempre con R, con la distanza euclidea. In generale si possono fare delle osservazioni sugli insiemi compatti che valgono in qualunque spazio medico. La prima proprietà è che un compatto è sempre chiuso. Allora, proposizione: abbiamo XD, uno spazio metrico, K contenuto in X, K compatto, sottinteso compatto di X, allora tesi, allora K è chiuso. Dimostrazione. La dimostrazione si fa per assunto. Quindi supponiamo per assunto che K non sia chiuso.
Allora, esiste un punto, esisterebbe un punto nella chiusura di K che non appartiene a K. Ok? A questo punto, questo vuol dire che un punto di aderenza non appartiene a K e quindi è per forza un punto di accumulazione. I punti della chiusura o sono isolati o sono di accumulazione, ma se non appartengono a K non possono essere punti di K, quindi possono essere solo punti di accumulazione. I punti isolati sono punti di K. Quindi allora diciamo, quindi, perché allora già ho scritto, per ogni n appartenente a n esiste un punto che chiamerò x con n appartenente alla sfera di centro x e di raggio 1 su n intersecato K. Per quale motivo? Perché questo è diverso dal punto. Prendo questa x. Prendo la sfera di centro x e raggio 1 su n, la interseco con k, questa intersezione è diversa dal vuoto, definizione di punti di accumulazione. Se vi ricordate, definizione di punti di accumulazione, la sfera di centro x di raggio f intersecato k, c'era sempre almeno un punto diverso dal punto in questione. Qua siamo sicuri che sia diverso dal punto in questione, perché il punto in questione non appartiene a k. Quindi prendo x con n. Allora, x con n è una successione chiaramente a valori in k. E inoltre, la distanza di x con n da x, quando n tende a infinito, beh, questa distanza ovviamente è compresa tra 0 con maggiore o uguale e 1 su n, perché dire che x con n appartiene a questa sfera qui o dire che questa distanza è meno di 1 su n è la stessa cosa. Quindi quando faccio tendere n a infinito, la distanza di x con n da x tende a 0, cioè questa, se vi ricordate, è la definizione che il limite quando n tende a infinito di x con n è uguale a proprio x. Ora, in verità, noi la definizione di estratta, diciamo, l'abbiamo data direttamente, se non ricordo male, per le successioni di numeri reali. Ma anche se stiamo in uno spazio medio, allora qual era? Diciamo, per i numeri reali, se una successione convergeva, continuava a. Diciamo, l'estratta continuava a convergere perché massimo e minimo limite non potevano fare altro che avvicinarsi, quindi. Ma questo discorso è vero anche su qualunque spazio medico, anche se non abbiamo la, diciamo, l'ordine totale, diciamo, e se non abbiamo un campo ordinato, perché se io prendo adesso, a parte il fatto che esiste, io devo dimostrare che esiste un estratto, prendo la successione stessa, la successione già converge, e quindi che cosa ho dimostrato? Scusate, ho sbagliato. Adesso prendo questa successione, prendete un estratto qualunque, sia x con n j un estratto di x con n, ok? Adesso andate a fare la distanza di x con nj da x. Questa è minore di 1 su nj ed è sempre maggiore o uguale di 0. Quando fate tendere j a infinito, chiaramente la distanza tende a 0. Che vuol dire? Mi manca mezza riga, quindi continuo qua sopra, anche se non è proprio una scelta bellissima. Quindi il limite su j di x con nj è uguale ancora a x, che vi ricordo non appartiene a k. Allora dico che ho trovato l'assunto e dico di aver finito la dimostrazione. Adesso
lo spiego meglio. Allora, partiamo dall'inizio. Io voglio dimostrare che ogni compatto è anche chiuso. Quindi, per assurdo, suppongo che K non sia chiuso, voglio dimostrare che non è compatto. Se non è chiuso, c'è un punto di aderenza per K che non sta in K. Poi, il ragionamento si sviluppa come abbiamo fatto prima, quindi trovo una successione di punti di K che converge a quel punto X, che vi ricordo non sta in K. A questo punto, se K fosse compatto, io dovrei poter trovare una sottosuccessione che converge a un elemento di K. Ma, diciamo, siccome la successione convergeva a X, qualunque sottosuccessione, l'ho scritto per esteso, continua a convergere a X, che però, per diciamo, costruzione, non stava in K. Quindi, che cosa ho dimostrato? Ho dimostrato che esiste una successione dalla quale non se ne può estrarre alcuna che converga a un elemento di K. Quindi, a norma di definizione, K non è compatto. Quindi, il teorema è vero, perché per assurdo io ho ipotizzato che K non fosse chiuso, ne è venuto fuori che K non è compatto. Quindi, ho dalla contraddizione della tesi, sono arrivato alla contraddizione dell'ipotesi. E quindi, ho ottenuto il mio assunto nella dimostrazione determinata. È chiaro? Quindi, la proprietà di compattezza implica sempre e comunque quella di chiusura per le definizioni che abbiamo date noi. Ok, vediamone un'altra che vale sempre in generale. Prima di vedere quest'altra proprietà devo dare la definizione di insieme limitato in uno spazio metrico. Qual era la definizione di insieme limitato in F? Era che l'insieme esistesse un M tale che l'insieme fosse contenuto di meno MM, ok? Che fosse contenuto di un intervallo. Siccome qui non ce l'abbiamo gli intervalli, lo spazio metrico può non avere intervalli, qual è la definizione che si può dare? Che ovviamente sia coerente con quella che abbiamo dato in R. Un insieme E contenuto in X si dice limitato, se solo se per definizione esistono un punto X con 0 appartenente a X e un R maggiore di 0, tale che E è contenuto nella sfera di centri con 0 e di raggio. Dice, ma non è una bellissima definizione, perché sostanzialmente limitato significa contenuto dentro una sfera qualunque. Ovviamente, essendo una sfera, deve avere un centro e deve avere un raggio. Quindi per questo motivo sono costretto a dire esiste X con 0, esiste R. In realtà la definizione non dipende da X con 0, perché se è contenuto una sfera di centri X con 0 R, se prendiamo un altro punto X con 1, è contenuto nella sfera di centro X con 1 di raggio R' uguale alla distanza di X con 1 da X con 0 più R. Applicate la sorveglianza triangolare, lo vedete su. Sto dicendo, se è contenuto nella sfera di centro X con 0 di raggio R, diciamo questo pasta E, se io prendo un altro punto X con 1, se prendo una sfera più grande, se prendo un altro punto X con 1, basterà prendere un raggio più grande, sarà contenuto anche una sfera di centro X con 1. Il punto non è questo. Perché ci ho dovuto mettere questo nome di questo X con 0? Perché io in X non so
se ci sta un punto particolare. X è solo uno spazio metrico. X potrebbe non contenere, per esempio, non essere uno spazio numerico. Quindi non contenere qualche punto con qualche nome particolare. Cioè, ci posso mettere l'origine? Beh, se è R, sì. Se è R quadro, pure. Se è Rn, pure. Ma se è lo spazio numerico delle città, no. Capito? Capito? Questo è il motivo per cui questa definizione non è proprio bellissima. Però se ci fate caso, cosa dice nel caso, diciamo, di Herbert? Dice che un insieme è limitato quando è contenuto in un intervallo aperto, di un certo centro di sconzertitaggio R. Cioè, ma noi l'intervallo prendevamo chiuso, e vabbè, se è contenuto in un intervallo aperto è contenuto pure in un intervallo chiuso. Chiaro? Ma noi l'intervallo lo prendevamo di centro 0, vabbè, se è contenuto in un intervallo che non ha centro origine, è contenuto anche in un intervallo di centro origine, basta prendere l'intervallo un po' più grande. Quindi è esattamente la stessa definizione. Certe volte dovete capire che ci sono modi equivalenti di proporre una condizione, no? Ok. Benissimo. Adesso la proposizione 2, diciamo quella di oggi, dice: supponiamo di avere uno spazio metrico e un sottinsieme di X compatto. Allora, K è limitato. Quindi, cioè, devo dimostrare che dentro questo spazio metrico c'è una sfera. Quello che dobbiamo dimostrare lo vediamo adesso. Vediamo un po' quello che dice l'enunciato. Che un compatto è sempre chiuso, l'abbiamo dimostrato prima, e adesso dice che un compatto è sempre limitato. Quindi non esistono compatti illimitati, non limitati. Non esistono compatti che non siano chiusi. Compatto è sempre chiuso e limitato. Allora, la dimostrazione si fa per assurdo. Per assurdo, K non sia limitato. Allora, prendiamo un punto di X qualunque. Se X è lo spazio metrico vuoto, è l'insieme vuoto, e tutto è banale. Se X non è l'insieme vuoto, ci sarà un punto, no? Prendiamo un punto di X e lo chiamiamo X. Allora, K non è limitato, che vuol dire? Che per ogni n appartenente a n esiste X con n che non appartiene alla sfera di centro X con 0 e raggio stavolta n intersecato K. Adesso faccio il disegno. Allora, quindi io ho un insieme che non deve essere limitato. Allora, qui ho x con 0, ma qua prendo la sfera di raggio 1, quella di raggio 2, quella di raggio 3, quella di raggio 4 e così via. Se fosse limitato, se fosse contenuto in una di queste sfere, sicuramente sarebbe limitato. Quindi, se questa è quella, per esempio, di raggio n, ci deve stare un punto x con n al di fuori. Quindi, che ne so, x con 1 starà, per esempio, qua.
non è detto che debba stare dentro quella successiva, basta che sta fuori della prima. X con 2 deve stare fuori della seconda, x con 3 deve stare fuori della terza, x con 4 deve stare fuori della quarta, e così via. Questa successione di sfere è crescente, però io so che x con n sta in k, ma non sta in questa sfera qui. Ok? Allora, supponiamo che k sia compatto. L'ipotesi è che k è compatto, no? Allora esiste x con n j tale che la successione x con n j è estratta da x con n, e tale che il limite di x con n j sia uguale a x, che è un elemento di k. Ok? Questa è l'ipotesi di compattezza. Da ogni successione ho preso la successione x con n, ne posso estrarre una, qua posso cancellare, infatti basta dire così, che converge. In particolare deve convergere anche un elemento di K. Allora andiamo a vedere come io so che la distanza di x con nj da x tende a 0, ma la distanza, allora guardate un po', la distanza di x con nj da x con 0 è da una parte è maggiore di nj, perché vale questa condizione: se x con n non sta in questa sfera, la distanza da x con 0 è maggiore di nj. Se x con nj non sta in questa sfera. Dall'altra parte applico la disuguaglianza triangolare, questo è minore o uguale della distanza di x con nj da x più la distanza di x da x con 0. Allora abbiamo ottenuto un assurdo, perché adesso quando faccio tendere j a infinito cosa succede? Nj dove va? A sinistra dove va? A infinito. Nj è una successione estratta da n, n andava a infinito e nj continua a andare a infinito. E questa quantità qui, quando j tende a infinito, dove, a quanto tende? No, questo pezzo tende a 0. Quest'altro tende, è una costante, rimane. Però è un numero finito. Allora, come fa una cosa che questo numero qua che sta in mezzo a essere compreso tra una successione che tende a un numero finito e una successione che tende a infinito? È impossibile. Appena nj diventa più grande di questa quantità più 1, e appena questa quantità diventa minore di questa quantità più 1, le due disuguaglianze sono incompatibili. No? Ammettiamo che questo numero sia 3. Da un certo punto in poi questo sarà minore di 4, da un certo punto in poi questo sarà maggiore di 4, e non è più possibile che le due disuguaglianze siano contemporaneamente soddisfatte. Abbiamo trovato un assurdo. Da dove è nato l'assurdo? L'assurdo è nato dall'aver ipotizzato che, che K non fosse limitato. Quindi i chiusi sono sempre compatti, il contrario, scusate, i compatti sono sempre chiusi, i compatti sono sempre limitati. In qualunque spazio metrico i compatti sono sempre chiusi, i compatti sono sempre limitati. Ok, adesso vogliamo vedere ancora una proprietà valida in generale.
Allora, proposizione, la terza di oggi, siamo quasi arrivati, prendiamo uno spazio metrico, poi prendiamo un compatto K contenuto in X, K compatto, poi prendiamo C contenuto in K e C chiuso, chiuso in X. Quindi abbiamo che C è un sottoinsieme chiuso di un sottoinsieme compatto di X, quindi è un chiuso contenuto in un compatto. Allora, tesi, C è a sua volta compatto, compatto pure lui. Quindi un chiuso in generale non sarà un compatto, ma se è contenuto in un compatto è compatto a sua volta. La dimostrazione non è difficile. Dobbiamo sempre far vedere la proprietà caratteristica dei compatti, cioè che da ogni successione posso estrarre una sottosuccessione convergente nelle zero. Allora, sia x con n contenuti in C, quindi a sua volta contenuta in K, perché C era contenuto in K. Allora, io so che K è compatto, esiste una successione estratta x con n j tale che il limite su j x con n j è uguale a K, a x appartenente a K. Quindi so che esiste un'estratta convergente in K. Tuttavia, questa condizione mi dice anche che x appartiene, allora questi qui era contenuto in x con n, che a sua volta, i valori sono estratti da quelli di x con n, che a sua volta erano contenuti in C. Quindi questa successione ha valori in C. Quindi x è il limite di elementi che stanno in C. Che vuol dire? Vuol dire che x è un punto di aderenza per C. Se vi ricordate la definizione di punto di chiusura, che cosa vuol dire? Che in ogni sfera di centro X e di raggio epsilon ci devono stare degli elementi. Se vi ricordate la definizione di limite, ci devono stare degli elementi della successione, ma degli elementi della successione sono elementi che stanno in C, e quindi ci sono dei punti di C, quindi vuol dire che X è un punto di aderenza per C. Se scrivete la definizione, lo vedete. Quindi quello che io so è che X appartiene alla chiusura di C. Ma C era chiuso, e quindi la chiusura di C coincide con C. Quindi ho finito, perché io ho preso una successione qualunque, ho fatto vedere che esiste un'estratta che converge ancora in C, qualunque contenuto in C, esiste un'estratta e converge nuovamente in C, che vuol dire che C è compatto. Allora, lo ripeto, questo teorema è sostanzialmente, questa proposizione anche qui non è difficile, però tutto gira attorno a questa proprietà caratteristica dei compatti che abbiamo usato per la definizione. Io prendo una successione C, siccome C è contenuto in K, una sottosuccessione convergente ci deve stare per forza, solo che a priori io so che converge in K, ma nel momento in cui so che converge in K, so anche che il limite sta nella chiusura di C. I limiti, la successione, stanno sempre nella chiusura dell'insieme che contiene gli elementi della successione.
siccome quello in sé è con nello di C, quello deve stare nella chiusura di C. Ma nel momento che so che C è chiuso, so che X appartiene anche a C, fine della trasmissione. Cioè, ho preso una successione qualunque con nello di C, ho fatto vedere che esiste una stata con merge in C, sto a posto. C è compatto con lui. Quindi, volendo riepilogare, io so tre cose adesso. Quella definizione che poteva sembrare strana all'inizio, però ha prodotto tre risultati praticamente in maniera diretta. Un compatto è sempre chiuso, un compatto è sempre limitato. Se ho un insieme chiuso ma so che è contenuto in un compatto, automaticamente so che è compatto pure lui. Quindi queste sono vere, diciamo, in maniera assoluta. Vediamo adesso che sostanzialmente vale anche noi abbiamo detto che i compatti sono chiusi e limitati. Vediamo adesso che in R vale anche il viceversa. In generale la cosa non sarà vera, però in R è vero. Quindi il teorema che riassume la situazione che ci riguarda, teorema, prendiamo R, prendiamo la distanza euclidea, allora in R con la distanza euclidea, K contenuto in R è compatto se e solo se K è chiuso e K è limitato. Quindi chi sono i compatti di R? Sono tutti e solo chiusi e limitati. Tutti e solo. Dimostrazione. Allora, la freccia che va da sinistra verso destra l'abbiamo dimostrato in generale, l'abbiamo dimostrato sempre, quindi è vera anche nel caso particolare. Abbiamo sempre dimostrato che se un insieme è compatto è chiuso e limitato. Quindi questa già dimostrata in generale. Per dimostrare l'altra freccia, cosa serve? La dimostrazione per assoluto. No, stavolta la dimostrazione non è per assoluto. Mi serve una dimostrazione che mi provi che io, se prendo un insieme chiuso e limitato, questo insieme può essere molto, diciamo, complicato, quindi il ragionamento potrebbe essere molto complicato, però se K contenuto in R è chiuso e limitato, che cosa vuol dire che è limitato? Esiste un M maggiore di 0 tale che K è contenuto in meno M, M o no? Perché è limitato. Se è limitato è contenuto in limite fa. Allora, che cos'è? È un sottoinsieme chiuso di meno mm. Allora, per la proposizione 3 cosa mi basta mostrare? Quindi basta mostrare cosa? Chi? Che meno mm è se questo è compatto, questo è un sottinsieme chiuso di un compatto e compatto con lui. Beh, c'è un guadagno in questo ragionamento, perché io adesso non devo dimostrarlo più per ogni K, mi basta dimostrarlo solo per gli intervalli chiusi. Vabbè, la B è la stessa cosa. Ok, allora, beh, se ci pensate, questa dimostrazione l'abbiamo già fatta. Sia x con n
contenuta in meno m, m. Allora, meno m è minore o uguale di lambda piccolo, diciamo del minimo limite degli x con n, che chiamiamo lambda piccolo, che è minore o uguale di lambda grande, che è il massimo limite degli x con n, che è minore o uguale di m grande. Una successione si è compresa tra m piccolo, tra meno m grande ed m grande, e il minimo limite è più grande di meno m e il massimo limite è minore o uguale di m, se andate a vedere la definizione di minimo e massimo limite. E però noi, allora noi sappiamo, allora esiste per esempio una sottosuccessione tale che il limite della sottosuccessione, per esempio, è il massimo limite. Questo l'abbiamo già dimostrato, l'abbiamo costruito la sottosuccessione, vi ricordate? Data una successione, avevamo costruito due sottosuccessioni, una che converge al minimo limite e una che converge al massimo limite. Allora, pigliatene una, per esempio quella che converge al massimo limite. Beh, il massimo limite, per quello che abbiamo detto, è compreso tra meno m ed m. Io dico che ho finito la dimostrazione, perché ho preso la mia successione, in meno m, m, e ho trovato una sottosuccessione, una successione estratta, che converge a un elemento di meno m, m, che vuol dire che meno m, m è compatto. La proprietà di compattezza: da ogni successione posso estrarre una sottosuccessione che converge a un elemento dell'insieme. L'insieme era meno m, m, sta a posto. Fine. Adesso non abbiamo ancora finito, ci manca poco, ma d'altro canto abbiamo più di 10 minuti, quindi abbiamo adesso, qual è, perché si fa tutto questo discorso? Poi vedremo anche meglio chi sono gli insiemi limitati e chiusi, nel senso che, cioè, chiaro che sono i compatti, però diciamo questi insiemi limitati e chiusi avranno tra l'altro delle proprietà che non gli insegniamo. Comunque, per ora manteniamoci in questo discorso generale. Allora, faccio un'ulteriore proposizione. Questa proposizione è fondamentale per tutta una serie di ragionamenti in matematica, quindi fate, diciamo, particolarmente attenzione. Allora, io adesso ho due spazi metrici. Teorema. Io ho x con la distanza d con x e ho y con la distanza di su y, uno spazio metrico, un altro spazio metrico. Poi ho un'applicazione f da x a valore in y continua. Oh, siccome la definizione di continuità mi pare che alla fine l'ho data in un punto, continua tra due spazi metrici, continua che cosa significa? Significa continua in tutti i punti. Però come l'ho data un po' di striscio, diciamo così, l'ho appena accennata una volta, la ripeto, qua c'è x con la sua distanza, qua c'è y con la sua distanza, poi c'è f, diciamo, che va da x in y, anzi scriviamolo meglio, f è una funzione da x in y. Qua abbiamo scritto che sono spazi metrici con le rispettive distanze. F si dice continua
in un punto x con 0 appartenente a x, se e solo se per definizione, per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta maggiore di 0, tale che se la distanza in x di x da x con 0 è minore di delta, allora la distanza in y di f di x da f di x con 0 è minore di epsilon, minore di epsilon. Ok? F si dice continua su tutto x, ovviamente se è continuo in tutti i punti. Che significa? Che per ogni x con 0 appartenente a x, per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta maggiore di 0. Ovviamente delta potrà dipendere sia da epsilon che da x con 0, perché viene dopo. Questi qua i per ogni li potete tranquillamente scambiare, quindi se scrivete per ogni epsilon e per ogni x con 0 è la stessa cosa. Tale che se la distanza di x da x con 0 è minore di delta, allora la distanza di f di x da f di x con 0 è minore di epsilon. Basta prendere la riga di prima e aggiungerci per ogni x con 0 prima. Quindi continua vuol dire continua in tutti i punti. Ok? Allora, la situazione è questa qui. Abbiamo una applicazione da x in y, una funzione da x in y continua. Poi prendiamo k contenuto in x compatto. Queste sono le ipotesi. La f è continua, k è compatto. Tesi, allora f di k, chi è f di k? Insieme? Immagine? È compatto. Ok, allora è molto semplice la dimostrazione. La dimostrazione è di una banalità unica una volta fatto tutto questo lavoro propedeutico. Allora noi prendiamo yn contenuto in f di k. Ok, allora yn è contenuto nell'immagine di K. Quindi che significa? Fissate un n per esempio. Che significa y2 contenuto nell'immagine di K? Che ci sarà un punto che ci va sopra. Cioè sta nell'insieme, questa successione è contenuta nell'insieme dei bersagli colpiti da F partendo dagli arcieri di K. Se vi ricordate il discorso arcieri e bersagli. Quindi per ogni n appartenente a n esiste x con n appartenente a k, tale che f di x con n è uguale a yn. Quindi per ogni bersaglio c'è un arciere che lo colpisce. Questi bersagli c'è un arciere in k che lo colpisce. Adesso prendete la successione x con n. Questo sta in K, ma K è compatto, quindi esiste una sottosuccessione contenuta, diciamo i cui valori sono contenuti in quella della X con N, tale che il limite su J di X con N J è uguale a X che appartiene a K. Quindi esiste una sottosuccessione come c'è in campo. Ma allora che succede?
il limite di f di x con nj chi è? Allora, x con nj converge a x. E f di x con nj? A chi? A f di x. Per quale motivo? Teorema Ponti. X con nj converge, diciamo, sostanzialmente il teorema Ponti, abbiamo visto il teorema Ponti. Non è quello sbagliato, è la definizione di limite. Usare la definizione di limite e trovate che non ho tanto sbagliato, perché se voglio usare il teorema Ponti, io so che la f è continua nel punto x, quindi so che se una successione x con n veramente contenuta in k-x converge a x, allora se però la successione assume il valore x, la cosa a maggior ragione è vera, perché f di x è uguale a f di x, quindi in realtà usando il teorema Ponti, pure, o se no usate direttamente la definizione, ok? Che era la parte facile del teorema Ponti. Quindi, se questa successione converge a x, f di x con nj converge sicuramente f di x, ma f di x con nj chi era? Era ynj, o no? F di x con n è uguale a yn, quindi questa era ynj. Quindi, io che cosa ho trovato? Ho trovato una successione ynj contenuta in yn tale che, allora, vedete, io sono partito da yn e stava in f di k, ho estratto una successione ynj contenuta in quella di partenza, i cui valori sono contenuti in quella di partenza. Il limite di questa successione chi è? È un elemento. Questo elemento appartiene a f di x, quindi siccome l'immagine di x che sta in k è un elemento di f di k. Allora, che cosa ha dimostrato? Che partendo da una successione qualunque contenuta in f di k, ne è trovata una estratta che converge in un elemento di f di k. Che vuol dire che f di k è commutata? Il ragionamento funziona in un modo preciso. Quindi, qual è il risultato netto di tutto questo? Che queste, diciamo, abbiamo dato queste definizioni perché saranno le definizioni, diciamo, la definizione di compattezza, perché è la definizione chiave per tutta, e queste proposizioni sono la proposizione chiave per tutta una serie di argomenti che faremo tra poco, ma poi riprenderemo spesso in futuro. Quindi i risultati li abbiamo dati proprio puliti in maniera essenziale. Prima, definizione di compatti tramite questa proprietà strana. Però, strana, ma ci dice subito che i compatti sono chiusi, che i compatti sono limitati, che un sottoinsieme chiuso di un compatto è compatto a sua volta. Poi, in R, abbiamo visto che abbiamo finito, perché insieme chiusi e limitati sono pure compatti. Quindi, in effetti, abbiamo caratterizzato i compatti. Quindi, la proprietà poteva essere strana, però per sapere se un insieme è compatto, in R mi basta verificare se è chiuso e se è eliminato. Per esempio, gli intervalli chiusi vanno benissimo, sono compatti. Ok? Quindi non è più strano verificare l'insieme se è compatto o no. Basta controllare che è chiuso e limitato. Ripeto, in generale no. I compatti sono sempre chiusi e limitati. Ma vedremo, forse, più là, che in spazi medici, per esempio, in spazi medici di funzioni, appena lo spazio medico ha in qualche modo dimensione infinita, questo è il problema, l'implicazione non è, diciamo, un'equivalenza, cioè i compatti saranno chiusi e limitati, ma i chiusi e limitati non saranno compatti, per il semplice motivo che la sfera unitaria non sarà compatta, quella chiusa. Ok, dopodiché qual è, diciamo, un'altra proprietà che abbiamo messo in luce? Questa proprietà relativa a questo teorema. Questo teorema cosa ci dice? Che se tu hai due spazi medici e una funzione che opera tra essi, continua, se ci avevi un compatto in partenza, f di k pure è compatto. Quindi, questo teorema si usa a ricordare dicendo che l'immagine attraverso una funzione continua di un compatto è compatta. Va bene? Viceversa no, è chiaro che, per esempio, pensate a una funzione da R, allora R è compatto?
Tutto R è compatto? Perché? È chiuso ma non è limitato, quindi non è compatto. Allora, pensate alla funzione costante, l'immagine che è? Un punto. Allora, l'immagine è compatta ma l'insieme di partenza no. Quindi, ovviamente l'indicazione funziona solo in un verso. Se K è compatto, F di K è compatto. Se K è compatto, F meno 1 di K non è detto che sia compatto. Non è affatto detto che sia compatto. L'immagine attraverso una funzione continua di un compatto è compatto. Questo risultato, adesso ci riposiamo un attimo, ma questo risultato in realtà è un risultato fondamentale, uno dei più importanti pilastri di tutta quanta l'analisi del primo anno, analisi 1, perché sostanzialmente quasi senza accorgercene abbiamo dimostrato quello che poi sarà il teorema di Weierstrass. Weierstrass, cioè che una funzione continua su un compatto ammette massime. Però insomma, per fare questo ci vuole qualche piccola notazione in più. Questo è tutto. Ok, pausa.